Ciao, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daria, come sempre, doverosa premessa che è sempre la stessa negli ultimi video, fa caldo, quindi ho qui il mio ventilatore, perdonate i rumori, il trucco sciolto, i capelli un po' selvaggi, ma ho trovato giusto il tempo per registrare questo video. Oggi vi voglio mostrare degli acquisti che ho fatto su Notino, profumi low cost, parliamo al di sotto dei 30 euro, sul vostro consiglio. Mi saranno piaciuti tutti? Spoiler, purtroppo no, quindi qualcuno credo che lo ritroverete sul mio profilo di Vinted, che vi linko giù nell'info box, anche perché è giusto dare nuova vita a qualcosa che io non utilizzo e quindi spero che qualcun altro possa apprezzare più di me. Sono tutti profumi diversi tra di loro, ogni commento, ogni suggerimento io segnavo sempre un profumo. Ho fatto una mia wishlist su Notino e quindi appena possibile ne ho presi e acquistati ben 4. Sono tutti diversi, quindi c'è un po' per tutti i gusti, ci sono i fougère, quelli freschi, aromatici, agrumati, quelli un po' gourmand, fruttati e floreali, e quindi vorrei parlarvene più nello specifico. Come sempre, se desiderate restare in mia compagnia, mi raccomando, è importante lasciare un like, commentare qui sotto, attivare la campanella per non perdere tutti i nuovi contenuti e ovviamente iscrivervi al canale per supportarmi. Se volete invece fare 4 chiacchiere con me, vi aspetto su Instagram. Fatta questa premessa, partirei subito con la carrellata dei profumi acquistati su Notino, tutti low cost al di sotto dei 30 euro, acquistati su vostro consiglio. Io direi iniziamo subito. Allora, partiamo dal primo perché era quello che bramavo da più tempo. Ero carica di aspettative ed erano tutte altissime. Mi è piaciuto, diciamo che è un ci sto ancora pensando. Parliamo di Une Histoire de Flamme Sensuelle di Maubusson, che è questo qui, è un 100 ml. Boccetta elegantissima e bellissima, bianca, con le scritte qui. Allora, questo profumo è del 2017 e all'apertura era proprio nelle mie corde, un po' dolce, un po' muschiato, un po' floreale, fruttato. Che cosa succede però? Questo profumo apre con della pralina, poi si adagia su rosa, fresia e muschio, ma su di me ha un'asciugatura così dolciastra che quasi quasi mi disgusta. L'avevo acquistato perché, su vostro suggerimento, lui era paragonato a Tendenege di Villoresi o all'Iris dell'Erbolario. Sapete che l'Iris dell'Erbolario è uno dei miei iris preferiti perché è arioso, è morbido, è soffice. Questo invece, no, mi aspettavo qualche profumo molto morbido, molto rotondo, anche forse dalla boccetta bianca, mi ha tratto in inganno. Il profumo è veramente molto buono, su cartoncino per esempio ha un'altra resa, ma sulla mia pelle è soffocante, è dolciastro, secondo me quel mix di fresia e di pralina che sulla mia pelle, forse probabilmente anche con queste alte temperature, veramente cozzano tantissimo e quindi non me lo fa apprezzare al meglio. È un profumo che per me si discosta totalmente dall'Iris dell'Erbolario, non ci vedo una somiglianza, tantomeno sulla mia pelle, quindi prendete tutto con le pinze perché è una mia percezione del tutto soggettiva e ovviamente opinabile. Posso dirvi che da cartoncino è un po' più leggero, sulla mia pelle veramente la parte un po' gourmand della pralina si mischia con questo floreale di fresa, ma è un mix così dolciastro che diventa soffocante e mi disgusta, quindi darò un'altra opportunità a questo profumo perché in sé per sé è veramente un po' sensuale, estremamente femminile, e l'avevo preso proprio per questo, per quelle serate, per quelle cene poco impegnative, però dove ci voleva un profumo morbido, elegante, invece no. Assolutamente no, probabilmente non è nemmeno il suo periodo più adatto, quindi per ora è un ni, partiamo così, con un ni. E passiamo poi ad un ambrato fougère del 2017, dovete sapere che a me piacciono molto i profumi fougère e soprattutto i profumi al fico. E sotto al video proprio dei profumi al fico, quasi tutti mi avete consigliato lui di Grasse, Le Signes de Grasse Extreme Purité. Che è lui che su Notino è sempre in super sconto, è prezzato addirittura 89,90 euro, ma ovviamente lo trovate a meno di
30-27 euro o giù di lì, quindi ovviamente lo sconto è veramente notevole. Il pack è questo qui e all'interno c'è del fico, ma c'è anche un'altra nota che mi piace tantissimo, che è il bergamotto, ma c'è anche tabacco e cannella, che amo tantissimo. Legno di cedro, fava tonka e vaniglia sul fondo. La punta che caratterizza questo profumo in maniera proprio un po' strana è l'asciugatura resinosa di mirra. È un profumo comunque molto fresco, ha una caratterizzazione e declinazione un po' più maschile, se me lo chiedete, sebbene io sempre dica che i profumi sono genderless, quindi non hanno un maschile o un femminile, sono genderless, però qualcuno me lo chiede. La declinazione ha una prevalenza di maschile, è molto molto fresco, mi piace il bergamotto qui, del fico non si sente la frutta, si sente un po' più la parte legnosa sul fondo perché si unisce a quella del legno di cedro, però l'apertura è un po' più verde, un po' più aromatica, un po' più agrumata perché c'è la foglia di fico. Credo che sia un profumo al fico perfetto per una sera d'estate con una camicia di lino e probabilmente lo vedrei un po' più su un uomo. Personalmente non mi dispiace, io l'ho utilizzato con molto piacere, quindi avevate ragione. Mi piace come profumo, non lo promuoverei prettamente come profumo al fico, perché il fico si sente ma si sente poco, cioè quelli che vi ho mostrato io sanno veramente tanto di fico. Questo è un ottimo profumo fresco estivo, con una nota di carattere perché c'è questo tabacco che comunque lo rende un po' misterioso, però non lo sponsorizzerei proprio come profumo al fico, ma come un ottimo profumo fresco estivo sì. Con una leggera declinazione maschile, comunque avevate ragione perché per il prezzo che ha, 100 ml, va più che bene. Per ora lui mi è piaciuto molto di più rispetto al primo. Passiamo poi ad un bocciatissimo, cioè io non ce l'ho fatta proprio a farne più di due spruzzi. Avevo anche qui tante aspettative, principalmente anche per il nome. Sto parlando di Miraculum Stardust, sapete il mio amore anche per oracoli e tarocchi, quindi quando mi è stato consigliato è schizzato in alto nella mia wishlist anche solo per il nome, perché c'è una luna, c'è un sole sulla scatola, quindi mi piaceva proprio Stardust e questa parte qui di Miraculum. Ebbene, delusissima perché la fragranza non fa il caso mio. Questa quindi andrà su Vinted. La boccetta è molto molto carina, anche se mi è arrivata un po' rovinata qui sull'etichetta. Allora, Stardust, carina la boccetta, carina il nome, molto carino il jus. L'apertura di questo profumo anche bella tosta. Da boccetta stappate e dite, l'ho già sentito, che cos'è? Ma non è male, vi posso dire che su pelle veramente disgusta tanto. C'è della pera, c'è dell'ananas, ma in apertura non c'è solo questo, c'è pera e limone, c'è un accostamento che non va bene. Si sente moltissimo, sapete che cosa? Un po' di pera, come nel profumo di Jean Paul Gaultier, e un po' di ananas, ma vi dirò di che profumo alla fine, perché in asciugatura ricorda proprio quello. Cuore di fiori d'arancio, tuberosa, caramello e rosa, quindi un mix veramente di tante cose, tutte forti, tutte dolci, che contrastano anche tra di loro. Sul fondo vaniglia, patchouli, sandalo e muschio. Allora, mi aspettavo qualcosa di magico, qualcosa anche di portabile e Stardust, proprio polvere di stelle, qualcosa di più leggero. In realtà è molto forte, persistentissimo, tutti e tre che vi ho mostrato sono veramente forti nel sillage, nella persistenza, ma è troppo sticky come profumo. Prima di tutto non lo vedrei per l'estate, quindi lo vedrei per autunno-inverno, ma c'è questa pera dolciastra, questa ananas pure, che in realtà sapete cosa mi ricorda? Un po' il Gloria Vanderbilt, che un anno fa mi piaceva e mi piaceva metterlo d'inverno con quei maglioncioni e un cult, un must have. Però attualmente ci sono così tanti profumi che sto testando che mi piacciono molto di più, che ho messo da parte, accantonato un po' questi qui,
dal gusto spiccatamente retro. Quindi diciamo che è una pera, è uno scandal con un mix di Gloria Vanderbilt. Detto così, non è male. Anzi, è sulla mia pelle che non rende al meglio, perché è veramente molto molto caldo e molto denso. Darò un'altra opportunità a questo profumo, ma so già che ce ne sono di altri che mi piacciono molto molto di più. Però se vi piace questo mix di pera molto zuccherina e di ananas, e vi piace questo mix di profumo di Jean Paul Gaultier e di Gloria Vanderbilt, allora questo fa per voi. Io ci penso, perché a tratti c'è questa ventata di pera che mi piace, ma il sentore e l'asciugatura un po' retro non mi convincono tanto. Diamo qualche altra speranza a questo profumo. Fatemi sapere la vostra, perché chi me l'aveva consigliato in realtà lo consigliava come un bellissimo profumo anche da mattina, invece no, io lo trovo troppo forte, quindi non credo sia un profumo da mattina. È veramente molto appiccicaticcio come sentore, molto dolce, molto denso, quindi non lo vedo molto frizzante, gioioso, sbarazzino per la mattina, ma lo vedo come un profumo un po' più impegnativo per la sera. E anche qui declinazione più femminile, più da femme fatale, più probabilmente anche da gatta nera, quindi ci penso. Nel frattempo vorrei sapere tanto la vostra. Lui era Miraculum Stardust. E passiamo invece ad un altro che era sempre sold out, quindi coglievo il vostro suggerimento ma non riuscivo mai a reperirlo. È una creazione del 2004 di Natalie Lorson, speziato fresco agrumato che mi piace tantissimo. Sto parlando di Mandarina Duck, Questo giallo è veramente luminoso, gioioso, un profumo felice, ed è questo qui, con questa boccetta molto carina fluo. Nonostante sia un profumo del 2004, trovo che questo non abbia un sentore retro. È un sentore veramente fresco, attuale, perfetto questo anche da mattina, perfetto per aperitivo in spiaggia. È veramente super fresh come profumo. È uno dei toilette, non vorrei sbagliarmi. Sì, uno dei toilette. Tra l'altro ho visto che il flacone è stato realizzato con colori ad acqua su vetro, quindi è attento anche all'ecosostenibilità, il che mi piace molto, soprattutto in questo ultimo periodo. Quindi i colori ad acqua con vetro sono facilmente anche riciclabili. Questo profumo ha una fresia gialla, pepe e bergamotto in apertura, ma è una fresia rispetto a questa molto più leggera, ovviamente alleggerita dal bergamotto. Apertura energizzante e frizzante con questo pepe. Il cuore è di caprifoglio, gelsomino e gardenia. Nonostante ci sia questo cuore di floreale bianco, su di me invece prevale la freschezza questa testa frizzante. Quindi per me sembra proprio un profumo frizzantino, quasi un profumo tiramisù. Quando c'è grande caldo avete bisogno di una ventata d'aria fresca. Ecco, secondo me questo è un profumo che è perfetto con questi 40 gradi che ci sono attualmente. È veramente un profumo compagno dell'estate. Credo sia veramente molto carino, e per essere uno di toilette in realtà dura veramente tantissimo. Il fondo è legno di cedro e muschio, quindi è perfetto anche post doccia. Mi dà l'idea di essere freschi ma anche puliti, quasi come se fosse un bellissimo mix di quei bagnoschiuma rivitalizzanti. È molto buono, non sa di sapone, però mi dà l'idea di quei davvero bagnoschiuma rivitalizzanti, quelli soprattutto da sport. Secondo me questo Mandarina Duck è perfetto anche per chi passa una giornata in barca, fa attività sportive in acqua o anche proprio attività sportive in generale. Mi dà l'idea proprio di un acqua sport.
bello, fresco, solare, facile come approccio, un po' veramente per tutti, sia per una persona adulta che per una persona più giovane. Molto carino, e lui sicuramente ha fatto breccia nel mio cuore, avevate ragione, perché mi è piaciuto più di tutti lui in mandarina duck. Quindi, ricapitolando, questo qui, ci pensiamo, è un po' dolciastro, troppo stucchevole per i miei gusti sulla mia pelle. Lui, molto carino, fresco ma misterioso, un profumo perfetto per quest'estate, soprattutto di sera. Lui, invece, Stardust, è veramente dolcissimo sulla mia pelle adesso. È diventato un mix proprio di cucchiaio al caramello, quindi con pere e ananas. Quindi, se vi piace questo sentore di ananas e pera caramellata, allora fa per voi. Comunque, cambia totalmente sulla mia pelle. Ed è un po' troppo, un po' veramente troppo troppo dolce. E poi per ultimo lui, il freschissimo profumo per attività giornaliere d'estate, quindi un acqua sport, diciamo così. Questi erano questi quattro che ho acquistato su vostro consiglio. Fatemi sapere se vi è piaciuta l'idea, insomma, che ho colto i vostri suggerimenti. Mi dispiace che di quelli che ho scelto nella mia wishlist non tutti fanno al caso mio, però non significa che i vostri consigli non erano buoni, anzi, apprezzo tantissimo. È che soggettivamente sulla mia pelle, o comunque non collimano con il mio stile, diciamo che quindi non collimano molto con il mio stile, non mi fanno tanto impazzire. Vedrete tutto su Vinted, se mai deciderò di fare dei clutter di questi profumi. Spero che vi abbia tenuto compagnia e vi abbia strappato un sorriso. A questo punto qui sotto consigliatemi altri 4 profumi da acquistare sul notino, così io li provo, li testo e vi dico la mia. Per tutti gli altri, ovviamente, spero che queste recensioni vi abbiano dato un supporto e un aiuto negli acquisti. Io spero di rivedervi molto presto e di sentirvi. Mi raccomando, se desiderate rimanere in mia compagnia e supportare questo canale, è importante lasciare un like, commentare qui sotto, attivare la campanella per non perdere tutti i nuovi contenuti e ovviamente iscrivervi al canale. Vi aspetto per 4 chiacchiere live su Instagram, mi trovate come Lilla Cupcake, perdonate tra il caldo e l'organizzazione in generale della mia vita. Sono un po' più assente qui, ma vi penso sempre, ho tantissimi nuovi video da creare e da farvi uscire. Quindi spero mi aspetterete, io vi mando un bacio forte e alla prossima, ciao!